Nella storia del basket sono esistiti tanti fisici particolari. In uno degli ultimi video vi abbiamo raccontato la storia di Manute Bol, che sicuramente rientra in questa lista. Oggi vogliamo invece parlare di quello che probabilmente è l'opposto di Bol, un giocatore che, a dire la verità, in NBA non ha mai nemmeno messo piede, pur incrociando varie volte il proprio destino col basket americano. Sophocles Scorzanitis non sarà stato il giocatore più forte della sua epoca, né il miglior centro, ma vedere una simile leggiadria nei movimenti in un fisico del genere ha lasciato per anni tutti a bocca aperta, diventando a suo modo un'icona del basket europeo. Basketball Shots, racconti pensati, scritti e prodotti da Basket Universo. Scorzanitis nasce in Camerun nel 1985, ma in giovanissima età si trasferisce in Grecia insieme al padre, greco, e alla madre. Cresce a Kavala, una piccola città del nord-est della Grecia, e approccia il mondo dello sport con il calcio, nettamente l'attività più popolare tra i suoi coetanei. Per questioni di dimensioni, ad un certo punto passa al basket, era abbastanza naturale, e sarà la svolta della sua vita questa decisione. A 16 anni fa il proprio esordio tra i grandi con l'Iraklis. Il club fa una promessa a sua madre che si rivelerà molto importante nel futuro di Scorzanitis. Le parti si impegnano infatti a firmare un accordo da professionista non appena il ragazzo avrà compiuto 18 anni. Parecchie cose cambiano nei 3 anni all'Iraklis. A suon di prestazioni, Sophocles si guadagna il soprannome di Big Sofo e attira l'attenzione di alcuni scout NBA. Ad inizio millennio il pregiudizio verso i giocatori europei era ancora molto forte. È ancora più sorprendente quindi che i Los Angeles Clippers spendano per quel gigantesco ragazzino la loro 34esima scelta al draft, lo stesso draft in cui verranno chiamati futuri Hall of Famer come LeBron James, Carmelo Anthony, Dwayne Wade e Chris Bosh. Il secondo round non dà a Big Sofo una garanzia sul contratto, che infatti non arriva, ma l'NBA dà sicuramente un boost alle quotazioni di Scorzanitis, che la stessa estate trova un accordo con Cantù, non senza peripezie. Ricordate la promessa dell'Iraklis alla madre? Ecco, nei precedenti 3 anni il club ellenico non se l'è passata benissimo a livello economico. Proprio il venir meno ad alcune clausole del contratto convince Patrick Bauman, segretario generale della FIBA, a sentenziare in favore di Scorzanitis e di Cantù. Il contratto quinquennale viene annullato e il big man greco può approdare in Italia, in una squadra che ha appena concluso al terzo posto la stagione regolare, venendo eliminata subito ai playoff dalla Fortitudo Bologna. Centro di 2,06 di altezza e quasi altrettanto di larghezza. Lo presenta così in quei giorni la Gazzetta dello Sport, ponendo subito l'accento sul primo aspetto che salta all'occhio quando si guarda una qualsiasi foto di Big Sofo. Sia chiaro, non è che sia stato solo un problema di costituzione. Certo, Scorzanitis ha sempre avuto una certa predisposizione ad ingrassare, ma lui ci ha messo sicuramente del suo. Proprio Cantù risale una delle storie più incredibili della sua carriera. Bruno Arrigoni, colui che lo pescò dal campionato greco portandolo in Italia, nel 2014 non ha solo ricordato Scorzanitis come un giocatore impossibile da pesare, perché non esiste strumento adatto, ha anche raccontato di quando una sera al ristorante ordinò 12 pizze più 4 da portarsi a casa come spuntino serale. Inoltre raccontò anche di quella volta che mise le patatine sul fuoco e si addormentò. Si incendiò la cucina, i vigili del fuoco non riuscirono a portarlo giù con la barella e dovettero usare una gru. Ha poi ricordato Arrigoni nella stessa intervista alla Gazzetta in cui paragona il Big Sofo giocatore a Roberto Bolle per l'utilizzo elegante dei piedi in campo. Gli aneddoti in quel periodo sono davvero tantissimi, soprattutto se si pensa che Scorzanitis rimase a Cantù un solo anno, tra l'altro nemmeno tanto fortunato, con solo 6,5 punti di media in 30 partite. Chiusa l'avventura italiana con un secco 3-0 subito ai playoff dalla Benetton Treviso, Scorzanitis torna nella sicurezza di casa e firma in Grecia con l'Aris, per poi decidere di passare all'Olympiakos e qui finalmente si ritaglia uno spazio importante anche in Eurolega. Le ottime prestazioni al Pireo gli aprono le porte alla nazionale, che nell'estate del 2006 lo convoca per la prima volta ad un torneo internazionale, il Mondiale in Giappone. Prima abbiamo citato come la vita di Big Sofo abbia incrociato spesso la storia del basket americano ed NBA. Non ci riferivamo solamente al draft NBA e qualche sporadica apparizione in Summer League.
Al Mondiale 2006 la Grecia arriva dopo aver vinto l'Eurobasket l'anno prima e dopo aver concluso al quinto posto le Olimpiadi di Atene del 2004. La squadra di coach Giannakis supera il girone con 5 vittorie su 5, battendo anche Lituania e Turchia. Si libera facilmente dalla Cina, poi anche dalla Francia, lasciandola a solo 56 punti. In semifinale c'è lo scontro con Team USA, proprio quella squadra che è alla ricerca di vendetta dopo l'umiliazione subita ad Atene 2004. Gli americani sono già allenati da Coach K, ma sono ancora molto giovani. LeBron ha 21 anni, Wade e Melo sono comprimari, Chris Paul ha appena concluso la sua prima stagione in NBA. Probabilmente qualcuno avrà riso nel vedere Dwight Howard, destinato a diventare uno dei migliori centri degli anni 2000, accoppiato in quella partita Skorzanitis. Un duello che non dovrebbe aver senso, perché non c'è paragone tra le doti fisiche di Howard e quelle di Big Sofo, ma proprio in quella sfida è racchiuso il flop di Team USA, ancora troppo acerbo per competere con una nazionale esperta e rodata come quella greca. Riceveva palla dal pick and roll, per tutto il secondo tempo giocavano lo stesso schema e Skorzanitis andava a segno ogni singola volta, ricorderà Howard dopo la partita. Big Sofo rimane in campo solo 17 minuti, ma sembra un'eternità per come domina gli americani con eleganza e costanza. Quel pomeriggio a Saitama segna 14 punti con un solo errore dal campo. Non replicherà nella finale persa contro la Spagna, ma i riflettori accesi su di lui in quei giorni gli conferirono un altro storico soprannome, Baby Shaq. Skorzanitis in tantissime cose è diverso da Shaquille O'Neal. È molto timido in confronto all'estroverso superstar NBA e fa del piede perno e non della forza fisica la propria arma migliore. Il soprannome Baby Shaq raggiungerà il proprio culmine quando Sophocles affronterà davvero Shaq nella preseason 2009, in una gara fra il suo Olympiacos e i Cleveland Cavaliers. Nonostante i 13 anni di differenza, per Big Sofo è un massacro. Per quanto possa essere definito, tra virgolette, massacro una partita di preseason, diciamo che O'Neal lo domina su entrambi i lati del campo, dimostrando che di Shaq al momento ce n'è solo uno e non ci sono baby che tengano. L'anno dopo Skorzanitis giocherà la Summer League con i Clippers, ma sarà l'ultimo incrocio col mondo NBA. Nella sua carriera vera si trasferisce al Maccabi Tel Aviv, col quale conquista nel 2014 il trofeo più importante a livello di club, l'Eurolega. Siamo sicuri che i tifosi di Milano se lo ricorderanno molto bene, avendo perso ai quarti di finale in casa quella che poi sarebbe stata la Final Four giocata al Mediolanum Forum. Proprio alla vigilia dell'inizio della serie playoff contro l'Olimpia, in occasione di un derby contro la Hapoel Tel Aviv, Skorzanitis è protagonista di una rissa. Non una rissa qualunque, ma una rissa sugli spalti, una sorta di Merisset the Palace 2.0 in salsa israeliana. Tutto parte dagli insulti razzisti che la tifoseria della Hapoel rivolge a Big Sofo all'uscita del campo. Il giocatore del Maccabi non ci vede più. Si scaglia verso la tribuna e inizia ad arrampicarsi verso i tifosi razzisti. Serve l'eroico intervento di alcuni presenti, e non pochi, per fermarlo. Provateci voi a fermare un uomo di 150 kg molto molto incazzato. Sopraggiunti 30 anni, la carriera di Big Sofo si avvia lentamente sul viale del tramonto. Non ci si può sorprendere del fatto che un uomo con quel fisico e senza un'eccelsa cura del proprio corpo, per usare un eufemismo, non riesca a mantenersi su buoni livelli a lungo su un campo da basket. L'eleganza in post resta, ma inizia a mancare tutto il resto. Firma con la Stella Rossa per sostituire Boban Marjanovic, ma rimane lì poche settimane. Passa al Pauks all'Onico, poi a Patrasso, senza mai giocare, infine all'Aris Trikala e allo Ionikos Nikaias, sperando di averlo pronunciato correttamente. Nel 2020 annuncia il proprio ritiro ufficiale, dopo essere stato lontano dal basket che conta per circa 5 anni. E c'è chi si chiede, ma giocava ancora? Siamo abituati ad esaltarci pensando a LeBron James, che a 39 anni sta per entrare nella sua 21esima stagione in carriera. Beh, la carriera di Big Sofo è durata proprio 20 anni, dal 2000 al 2020. Una longevità, nella maggior parte dei casi, non percepita minimamente. Skorzanitis non sarà stato il più talentuoso della sua epoca, ma è sicuramente diventato un giocatore di culto. Per la sua simpatia, per il suo clamoroso piede perno, per aver dimostrato che i fondamentali possono vincere sui muscoli. E sì, sarebbe ipocrita dire il contrario, anche per i suoi chili. Per come, in molte occasioni della sua carriera, è riuscito a ridurre il peso ad un mero numero, che non gli impedisse di volteggiare in campo come un ballerino della scala. Non è mai esistito un giocatore come Big Sofo, e probabilmente non esisterà più.